Salve, regà. Allora, vi racconto una cosa, no? Allora, fatto il video ieri, no? Ho detto che i pagliacci hanno vinto facendo catenaccio. E poi è vero che hanno vinto col catenaccio contropiede. E ho detto che non è stata una bella partita per loro. Certo, vince 1-0 contro il Barcellona, va bene. È un buon risultato, parliamo di chiaro. Però come vinci? L'altro anno noi abbiamo vinto con il Chelsea uguale, 1-0 in casa, 1-0 in casa col catenaccio come voi. Poi abbiamo avuto pure qualche altra occasione, 1 o 2 occasioni in più, 1 o 2 occasioni, stop, quello che avete fatto voi. Allora, l'abbiamo fatto noi, abbiamo fatto catenaccio, lo fanno loro, è stata una grande partita, prova d'orgoglio, prova di qua. Grande Inter, bidibimba, tutte ste cagate, così che voglio l'Inter, più di qualcuno se ne uscirà così, voglio io l'Inter. Questa è l'Inter che... Cioè, se l'Inter avesse perso questa partita, giocando come ha giocato ieri, ci sarebbe stato la crocifissione di Inzaghi. Spiace! L'avreste crocifisso come in Cesà, fuori dalle palle, rotto il cazzo, perché tanti l'ho sentiti, no? Siccome ha vinto sta partita un gol streaming sito, allora hanno fatto tutti questi grandi elogi. Questi qua purtroppo rosicano. Cioè, voi presente quando io gli dico queste cose, loro rosicano. Cioè, la pianura padana una volta era piena di arbusti, alberi alti, cioè salici, tutto e di più. Era proprio una foresta la pianura padana. Insomma, a forza di rosicare l'hanno sterminata, però non c'è più niente. L'hanno sterminata a forza di rosicare. Che rosiconi che siete. Cioè, capito che voglio dire? Cioè, vince la Juve così, col catenaccio. Ah, voi siete catenacciari, fate un gioco di merda, vincono loro così, tutto a posto. Grande partita, grande qua. No, questa storia non ho capito, non ho capito com'è questa storia, ma la dovete raccontare. Agazzari. Cioè, veramente siete una cosa veramente vergognosa in quel lato là. Ve lo devo dire, siete vergognosa. Io che ammetto che la Juve fa schifo, lo dico da una vita, eppure quando vinceva da una vita, come voi, perché la Juve ne ha vinte tantissime delle partite di merda così, ok? Io lo dicevo, ho sempre detto, questa Juve a me non mi piace, mi fa schifo come gioca, pure che vince, l'ho sempre, ci cioè, sono migliaia di video, no? Uno, migliaia. Perché il gioco che faccio mi fa schifo, l'ho sempre detto e sottolineato. Invece voi ci vincete con questo gioco, criticando a noi che noi facciamo un gioco, è tutto a posto. Grande Inter, abbiamo visto abbiamo rivisto la grande Inter, cuore, anima, tutte ste cagate. Cioè, vi faccio un appunto. Voi con questo gioco di merda, come, a ritorno là, le suonano. Come abbiamo fatto noi, 1-0, come voi, siamo andati a Londra, 4-0 ci hanno fatto. E la stessa fine sicuramente farete voi. Capito? Catenacciari, basta, siete dei catenacciari. Questo tocca a dirlo. Giocate de merda, e lo dovete dire. Cioè, ammettere un qualcosa, la realtà, i fatti, ma non è un disonore. Anzi, forse vi fa onore se uno dice, cazzo, famo schifo, momento ieri però... Abbiamo fatto il catenaccio qua e là, oh, non è stata una bella partita, sì, però de cuore. Che cazzo significa? Ha fatto sempre schifo. Ma che cazzo significa de cuore, d'orgoglio, de bimbarabà? Che fino all'altro giorno l'avete fustata a sangue, Inzaghi, a cazzari. Cioè, ma veramente, ho sentito certe cazzate, vi legge certi commenti, e magari qualche youtuber, perché mi sono visti 7-8 buoni, tutti con la stessa fava. Pensa come sono limitati, non guardano la squadra che fa schifo, che gioca del merda. Hanno guardato il risultato, ma questo tipo di gioco non va da nessuna parte. Puoi superare il turno? Agli ottavi esci fuori, non hai capito? Cioè, il problema è quello, cioè, fuori dalle palle. Non sei una grande squadra che può lottare e ambire in qualcosa, non esiste proprio, non esiste. Siete una squadra ridicola, ho sempre detto, e io lo dico sempre, altri mi dicono, pensa alla squadra tua. Ma io a squadra mia ci penso, io lo faccio per prendervi per il culo e farvi rosicare, farvi disboscare ancora parte della pianura che c'è ancora l'Arberelli. Quello io faccio e io mi diverto così con voi, capite? È inutile che mi scrivete questo rosico, questo... no, sei tu che stai a rosicare e stai pure sotto a noi che giochiamo di merda e stai sotto a noi che giochiamo di merda. Cioè, immaginate, pensate che questi se ne escono con tutte queste cagate.
La coerenza non è la cosa vostra, non esiste poi coerenza zero, zero coerenza. Perché un tifoso dell'Inter dovrebbe dire: a me quest'Inter mi fa schifo come gioca. Cioè, abbiamo vinto, però abbiamo fatto schifo. No, se nel cuore abbiamo lottato. Se questa partita l'avessi persa giocando come ieri, avresti fatto un casino, ha capito? Cazzaro, rosicone, sei un rosicone. Rosica e muto, muto e rosica. Che cazzoni che sono sti pagliacci.